ore si è giocato il terzo turno di Coppa Italia al Comunale di Casoli tra gli uomini di Gian Donato e il Lanciano. Al decimo scambio tra Crugnale e Sabatino, tiro di quest'ultimo che va abbondantemente fuori. Al ventesimo un'altra azione per gli ospiti, su cross di Aureli e Crugnale che si avventa sul pallone e si scontra con Del Peschio. Alla mezz'ora serpentina di Aureli in area, tenta il tiro ma è Del Peschio che prende possesso della sfera. Al trentunesimo episodio dubbio tra Franchetti e Montani, con quest'ultimo che cade a terra. L'arbitro Pitassi di Sulmona ammonisce il centrocampista lancianese per simulazione. Su calcio d'angolo è Galasso di testa a sfiorare il vantaggio per il Casoli, ma immediatamente c'è la risposta degli uomini di Armenise, con Sabatino, ed è ancora Del Peschio a salvare il risultato. Al 45esimo contropiede del Lanciano, duetto Crugnale-Aureli, ed è Leone che al momento del tiro viene anticipato da un difensore. Ultima azione del primo tempo, punizione di Sabatino, colpo di testa di Cicchitti, completamente fuori misura. Al quinto della ripresa è ancora il Lanciano a farsi avanti con Aureli che, imbeccato da un compagno, tira fuori. Al tredicesimo ancora una bella giocata per gli uomini di Armenise con Sabatino che tira di poco al lato. Ed è finalmente il Casoli che si porta nell'area lancianese, azione concitata di Silvetti che vince un paio di rimpalli. E Masullo sbroglia il tutto al 19esimo del secondo tempo. Subito dopo è di nuovo la squadra di casa che impegna la difesa lancianese con Tonti. Al 42esimo punizione di Montani che termina di poco a destra dalla porta difesa da Del Peschio. Ultimi minuti della partita al Cardiopalma per i padroni di casa, prima con Sabatino che si vede ribattere il tiro sulla linea di porta, poi con Aureli che tira da lontano ed è Del Peschio ad opporsi nuovamente. Partita equilibrata, insomma, con alti e bassi da entrambe le formazioni, anche se dal Lanciano ci si aspettava qualcosa di più. Verdetto finale a Lanciano tra 15 giorni per la gara di ritorno. Si è appena conclusa la gara di andata del terzo turno di Coppa Italia tra Casoli e Lanciano e si è conclusa sullo 0-0 e siamo con il presidente Verratti del Casoli. Allora, presidente, sembra che la cura a Gian Donato dia i suoi frutti dopo la vittoria che ha ridato fiato domenica scorsa alla classifica un po' deficitaria del Casoli. Questo 0-0 contro la corazzata Lanciano vi accontenti? Sì, io sono particolarmente soddisfatto, anche perché la verità ho visto tutto il primo tempo i nostri veramente bene bene in campo, una squadra reattiva, tenace. Devo dire che francamente la squadra sta progredendo molto molto speditamente. Io credo che Gian Donato abbia sicuramente dei meriti, non disconosco neanche quelli che di Sciulli in precedenza. È chiaro che nel calcio un po' funziona così, a volte ci sono delle cose che non vanno, Sciulli ha ritenuto giusto dimettersi, però Mario Gian Donato pare che abbia dato una grossa tranquillità all'ambiente, quindi vedo la squadra molto tranquilla, molto più concentrata. Probabilmente è scattato qualcosa, tutto è un insieme di cose, però ho visto oggi bene la squadra, soprattutto come dicevi tu, considerando un Lanciano di grandissima levatura. Noi abbiamo tenuto bene il campo e a parte un paio di occasioni alla fine clamorose non abbiamo dato nemmeno molto adito a... Quindi penso che il risultato poi alla fine tutto sommato sia giusto, ci siamo battuti bene oggi. Per quanto concerne invece l'aspetto tecnico, si sa chi sarà il sostituto o eventualmente sarà lui stesso Gian Donato a condurre il Casoli per il proseguo del campionato? Guarda, siccome noi siamo delle persone molto serie ultimamente in società, noi in questo momento stiamo tranquilli perché avevamo una settimana in cui c'eravamo la Coppa Italia, poi domenica già andiamo fuori a Colonna Spiaggia, quindi stiamo con tranquillamente, la settimana prossima con calma valuteremo un attimino quello che vogliamo fare. Noi diciamo che le possibilità sono sia quelle che sia che si resti Gian Donato che eventualmente ci sia qualche altro arrivo, dipenderà un attimo dall'assemblea dei soci la settimana prossima, siamo in 30 quindi non è che poi si decide tutto quando da solo, no? Quindi la settimana prossima valuteremo con calma, diciamo che tutte e due le opzioni sono aperte, in questo momento non c'è niente di scritto, è incoraggiante che comunque Gian Donato da buon secondo si sia messo a disposizione della società e si è dimostrato per quello che ho visto finora veramente in gamba, poi il resto vedremo come andrà a finire. Allora, qui a caso siamo con il nostro amico Paolo Orsini, che ti è sembrato questo Lanciano? Il 0-0? Bah, il primo tempo sicuramente mi è piaciuto di più, ha giocato meglio, ha giocato bene il Lanciano. Secondo tempo è stato più equilibrato, anche se il Lanciano ha avuto più occasioni da rete, però il Casoli ha fatto giocare una bella partita.
evidentemente pur preso dall'entusiasmo che ha incontrato la prima dell'eccellenza, giocatori molto conosciuti, sono molto impegnati, hanno fatto veramente una buona gara. Penso che il pareggio sia sicuramente meritato. Ma forse diciamo è stato sbagliato l'approccio psicologico da parte del Lanciano, non si è impegnato tanto. Sì, ecco, ha dato questa impressione, anche perché il mister ha immesso alcuni elementi che non è che giocano sempre, e ha fatto anche bene secondo me per dare spazio anche agli altri. Forse avevano pensato di vincere con molta tranquillità, cosa che non è successo. Comunque non è nulla di compromesso, perché giustamente, come dicevo anche in trasmissione, non è che uno possa vincere sempre. Ripeto, il caso ha fatto una bella gara, sono molto impegnato. A me è passato effettivamente in certi periodi di gioco una certa rilassatezza della squadra, no? Anche un po' troppa tranquillità, però nulla di eccezionale. I migliori in campo secondo te sia da parte del Lanciano che del Casoli? Ma penso che il migliore in campo di tutte e due le squadre sia stato il portiere del Casoli, che ha fatto 2-3 interventi, specialmente alla fine, che era proprio la palla era quasi in rete. Poi mi è piaciuto Cicchitti, ha giocato bene, pure Montani, Aureli, ma insomma, grosso modo tutti quanti hanno fatto la loro parte.